So cantare. Ciao a tutti e benvenuti all'ottavo episodio del Morte Cuore, la rubrica in cui rispondo alle vostre domande a tema amore e sessualità, che da semplice piccola rubrica in cui rispondevo ad alcune domande che mi avevano fatto su Instagram è diventata una delle più popolari del canale. Views alla mano, verificate voi stessi. Incredibile, ma è così. Sto morendo dentro. A grandissima richiesta, l'ospite di questa serata è un carissimo amico, nonché collega, ed è Zerga, di cui trovate il canale in descrizione. Ripetiamo le regole del Morte Cuore. Regola numero 1: solo domande a tema amore e sessualità, e solo domande a cui non abbiamo risposto negli scorsi episodi, che vi invito a guardare se per caso la vostra domanda non fosse qui presente, di Vendotto Bax. Numero 2: distingueremo tra domanda e risposta mia e del mio ospite. Numero 3: scrivete le vostre domande qua sotto, e solo se sono troppo private scrivetemi su Instagram, per esempio. Numero 4: solo 10 domande ad episodio, per garantire una qualità sopra la quantità. Domanda 1. Hashtag MorteCuore. Salve maestro ed ospiti della prossima puntata. Sto insieme ad una ragazza da 2 mesi. Lei ha 19 anni e io 18. Ci siamo conosciuti un anno fa durante l'estate. E da lì ci siamo sempre tenuti in contatto, alimentando l'amicizia e il rispetto reciproco. Fino a quando quest'anno non ci siamo dichiarati nulla altro e ci siamo messi insieme. Purtroppo abbiamo vissuto l'ultimo mese in una relazione a distanza, visto che entrambi andiamo all'università. Lei al nord e io a sud. Ma recentemente, dopo che lei ha passato e superato un periodo difficile, ho deciso di andarle a fare una visita di sorpresa senza che ne sapesse nulla. E le portai un regalo. Sono stati 2 giorni stupendi e ho potuto chiaramente percepire la sua gioia nel vedermi dopo tanto tempo. Mi scuso per la messa biblica, ma qui comincia la mia domanda. Prima di stare insieme, nessuno di 2 ha mai avuto una relazione, lei non ha mai avuto nemmeno cotte, mentre io sì. E questo già basta a mettermi leggermente in soggezione. Se io penso che al fatto che dopo poche settimane di relazione sono stato il primo a dire ti amo, per il quale ci è voluto molto coraggio e determinazione dopo anni di apatia, e dopo 2 mesi non l'ho ancora sentito dire da lei, vado completamente KO. Lei spesso usa sinonimi come ti adoro, ma mi sento come se fossi io quello più trasportato dalla relazione e che ha fatto le cose troppo di fretta e, considerando il fatto che in generale siamo entrambi poco espansivi, non vorrei averla travolta con tutto il mio trasporto. Magari è tutto nella mia testa, ma mi piacerebbe conoscere il suo parere degli ospiti, anche solo della community. Gentilissimi saluti. Caro amico, l'espressione del sentimento amoroso è psicologicamente differenziatissima tra individui e individui, e ognuno ha suo modo di parlarne. Questa differenza è anche culturale. Ad esempio, in Giappone è grande maleducazione chiamare qualcuno per nome, a meno che tu non sia o un suo parente oppure qualcuno in grandissima intimità, tanto che persino nelle coppiette appena formate, amorose, si continuano a chiamare per cognome per molto tempo. Ora, il caso che tu esprimi, cioè del non aver ancora usato la parolina ti amo, che in realtà sono 2 paroline, è più comune effettivamente in Giappone, dove c'è una maggiore modestia, mentre in Italia siamo un po' più diretti, un po' più late in lovers, no? Cioè, quello che voglio dirti è che non dovresti preoccuparti, perché la situazione spiega agevolmente, direi, questo dilemma. Siete entrambi alla primissima relazione, siete entrambi giovani, per giunta a distanza, quindi state prendendo confidenza e bla 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 bla. In parole povere, è normalissimo che ci sia un po' di timore, e a usare una parola così forte si teme che pronunziandola senza una vera intenzione la si tradisca. Però io vi dico da un lato di non avere fretta e dall'altro di non dare troppo peso a queste parole. Sono solo parole, ragazzi, non fatene un totem e un tabù. Ciò che conta è il sentimento che avete dentro, quindi relax. Take it easy. Psst, vedete che si spaccano, no? Ciao a tutti, io sono Zergantis, ringrazio tantissimo Morte Bianca per avermi dato questa opportunità, spero di essere all'altezza delle aspettative e delle vostre domande. La prima domanda, mi piace introdurre il discorso dicendo che spesso all'inizio delle relazioni tutto va a 2000, i sentimenti sono amplificati, il tempo va il doppio della velocità, i colori sono più vivi, le sensazioni sono esplosive all'interno del nostro cuore, all'interno della nostra, del nostro vivere la quotidianità con l'altra persona. Questo può portare alcune tipologie di persone, tipo me, che sono una persona, almeno lo ero un po' di più, ora sono un po' più vecchiotto e quindi su certe cose mi rapporto anche in maniera differente, porta quelle persone come ero io a avere questo groviglio di emozioni qua, un nodo alla gola, qua proprio da questa parte qui, a sentire come se qualcosa volesse esplodere, che viene poi tramutato tramite l'intelletto e l'aria nelle corde vocali in un ti amo. Ti amo è una parola molto potente, che per alcuni, come me, è necessaria
che esca, per far sì che io riesca a realizzare me stesso e esprimere a pieno quanto io tenga una persona, per altre persone è una parola molto più ponderata, che invece necessita di molto più tempo sia per essere autocompresa dalla persona stessa, sia per uscire, un po' per paura, un po' perché effettivamente le parole nella vita hanno un peso. Quindi il periodo di relazione che noto nella prima domanda, che è molto corto, aver detto ti amo ti fa coraggio per avere, insomma, ti fa onore per il coraggio che hai avuto, perché col senno di poi magari poi capirai che sono cose che non sono molto comuni, anzi dovresti essere comunque orgoglioso se veramente lo provi, se veramente lo pensi. Al contempo può essere spaventoso per qualcun altro, se il fatto che lei non te lo abbia ancora detto indietro, il mio consiglio non è che lei non tenga a te, assolutamente, semplicemente ha magari una tempistica diversa. Il mio consiglio è quello di non magari spingere troppo su questo aspetto, non dire troppo quel determinato tipo di parole, perché si rischia di exhaust the oxygen, no? Non so come dire. L'amore è come una fiamma, se tu gli togli l'ossigeno la fiamma si spegne. Quindi magari rallentare un attimo e vedere, e anche parlarne, perché la comunicazione è tutto, non abbiate paura di parlarne, andare e dire perdonami, ti ho detto ti amo, tu non me l'hai mai detto indietro, smetterò di dirtelo, voglio darti spazio, voglio darti i tuoi tempi, voglio che tu capisca, voglio che tu comprenda se effettivamente è una cosa che anche tu vuoi dirmi o semplicemente c'è qualcosa che non va. Affrontiamola assieme, vediamola assieme, e qua poi allora si prende una strada condivisa. Questo è il mio grande consiglio: non avere paura di essere se stessi, dire ti amo è una cosa meravigliosa, ma non avere altrettanto paura di rapportarsi con una persona e dire oh, la situazione è questa, tu come sei messa? Il dialogo è tutto. Domanda 2. In pratica, qualche mese fa andai a dormire a casa di un amico bisessuale. Attenzione, non sono omofobo. Ma... no, dai, si scherza, dai, si scherza. Lo vedevo molto preoccupato per qualcosa, ma non capivo cosa. Ad un certo punto mi chiede molto timidamente quale fosse il mio orientamento sessuale. E io gli risposi perplesso, etero. E alla domanda, come mai questo quesito, non mi rispose. Dopo una ventina di minuti disse che gli piacevo. Inspiro proprio tutta l'atmosfera. E me l'aveva chiesto per questo motivo. In quel momento mi cade addosso il mondo, sia per il disagio sia per il fatto che per questa cosa la nostra amicizia si sarebbe raffreddata sicuramente, anche perché era un'amicizia molto stretta. Io gli dissi che mi dispiaceva e che saremmo rimasti amici. Nel periodo successivo ebbi molti problemi a parlarci, anche perché stava lentamente diventando un simp. E nel tentativo di far finta di nulla, la nostra amicizia si raffreddò ancora di più. Ora sono passati 7 mesi e sono felicemente fidanzato con una ragazza dentro il nostro gruppo di amici, ma la situazione non è rosea. Non solo è palesemente geloso di lei, ma la sta trattando malissimo. Ogni volta che ci vediamo, anche in gruppo... mi sta appiccicato come una piovra, simpa per me e fa spesso battute su un fidanzamento gay tra noi due. No, dai, questa è brutta, dai, non c'è, oggettivamente. Tutte queste due cose mi mettono molto a disagio. Non so che fare, perché se dovessi parlarci apertamente perderei quell'1% di possibilità di recuperare l'amicizia. A me dispiace perché lui capisco che è una situazione difficile, ma voglio solo che smetta di comportarsi così. Forse dovrei aspettare che i suoi sentimenti svaniscano per poi riprendere l'amicizia, oppure sto sbagliando? Per favore aiutami, perché non so che fare. Scusa il papiro ed eventuali errori di scrittura. Tanto le leggo, quindi. Domanda off topic: ma il mortecuore è shonen o è seinen? È indiscutibile. Allora, purtroppo io, e penso molti spettatori ascoltando, già avevamo capito dove si andava a parlare. Infatti inspiravo proprio tutto l'universo. È una situazione molto imbarazzante quando un amico si dichiara, in questo caso un amico omosessuale, quindi c'è anche una situazione alquanto rara. E sappi che lui è ancora più in imbarazzo di te, anzitutto. E gli omosessuali sono poco più del 10% della popolazione. Ergo, lui è letteralmente circondato da persone che quasi tutte non lo considerano per questa mera questione di orientamento. E ogni volta lui rischia di rigetti imbarazzanti come questo. Questo però non lo giustifica nell'essere geloso e nel trattarti così. E francamente io ti dico questo, che suonerà banalissimo, però ragazzi, mano sul fuoco dei miei 1000 anni di esperienza, è verissimo. Se è davvero tuo amico, capirà il tuo ultimatum in cui gli dirai ciccio, o ti dai una calmata, oppure altro che amicizia. Se invece ti tratta in maniera tossica, come già fa, è meglio perderlo che guadagnarlo. E non dovresti mai sentirti in colpa per i tuoi sentimenti. Ficcatevelo bene nella zucca. Non siete
obbligati a parlare con nessuno. Da qui la sacralità del ban e del blocco. E non siete obbligati a dire di sì a nessuno, a parte all'imperativo categorico, cioè quello di iscriversi a Morte Bianca. E non siete obbligati ad essere amici, né tantomeno ad amare nessuno. Né a darla a nessuno, chicché ne strillino istericamente i Red Pill con i capelli proprio tutti alla Super Saiyan della rabbia. La seconda domanda è una domanda molto, molto particolare, estremamente sensibile. Ed è una situazione che io non ho mai affrontato, ma che tratterei allo stesso modo di una situazione simile che comunque magari possa aver vissuto, quindi la gelosia di qualcun altro nei confronti di qualcuno col quale noi abbiamo una relazione. Spesso la paura di rompere le amicizie ci porta a accettare e a tollerare determinati tipi di comportamenti che spesso sovrastano la nostra, ma non solo la nostra felicità, ma anche la felicità di chi sta con noi e di chi ci frequenta, creando poi tensione, stress e problemi vari. Quello che posso consigliarti, indifferentemente dalla premessa che hai fatto all'interno della domanda, non importa l'orientamento sessuale, non importa niente, sto parlando e parleremo sempre di persone e individui. Se una persona o un individuo crea delle situazioni di stress all'interno della tua coppia, perché all'interno del tuo stesso gruppo di amici fa il finto o fa la finta gelosa, dà fastidio a te o alla tua ragazza, o ti mette comunque a disagio con i suoi comportamenti, lo si prende da parte, appunto perché avete un'amicizia, quindi condividete il pathos, lo si prende da parte. Il dialogo, ragazzi, è la chiave sempre di tutto, sarà ripetitivo. Lo prendete da parte, gli fate un discorso, glielo fate come ultimatum, ma non in maniera minacciatoria, ma in maniera decisa, e dite: guarda, mi stai creando una situazione di disagio. Se veramente tieni a me come tu dici di tenerci, a quel punto ti converrebbe, chiederei la mia felicità, ovvero far sì che io possa avere una vita normale e tranquilla con questa persona. Se tu non sei in grado, purtroppo la porta è quella. Ragazzi, l'amore per noi stessi e l'amore per le cose che ci stanno vicini è sacrosanto, e se qualcuno dice di esserci amico e non è in grado di capire o di superare quegli ostacoli che non gli permettono di esserci ancora amico nonostante tutto, purtroppo è una persona che questo pezzo di viaggio magari non lo può fare con noi, ma è meglio che lo faccia da un'altra parte. Domanda 3. Salve mio glorioso re del sud, e salve anche a lei egregio ospite, ossia Zerga. Ho un problema con una mia amica. Conosco questa meravigliosa persona ormai da anni e la considero come una delle migliori persone che abbia mai conosciuto. Nella mia vita mi sono capitate due cose che mi hanno segnato profondamente e lei mi è sempre stata vicino. La prima, in ordine di successione, fu quando mia madre andò via di casa per lavoro, all'epoca avevo solo 13 anni. La seconda disgrazia avvenne quando la mia ex ragazza e io ci lasciammo, io 16 e la mia ex 18. La storia bellissima, durata quasi 7 mesi. In queste due occasioni lei è sempre stata al mio fianco come amica, e sottolineo amica. Ora ho 18 anni, negli ultimi mesi ho però notato un cambiamento nel modo di comportarsi che lei ha nei miei confronti. Cerca spesso il contatto fisico, mi accarezza i capelli, quando non guardo mi mordicchia le orecchie. Quando usciamo e cerco di approcciare una ragazza, lei mi frena dicendo che o non sono abbastanza per me, oppure, testo alle parole, sono tutte troie. Credo che il suo interesse per me a questo sia evidente. Sì, sì, abbastanza. Per questa mia amica nutro profonda stima e rispetto, le voglio bene come una sorella, ma non la vedo in quel senso, non c'è quella scintilla. Ho paura che tra poco mi chiederà di stare insieme. E ora veniamo alla domanda. Come rifiuto questa mia amica senza ferirla? Davvero lei è una persona meravigliosa e non farla soffrire è la mia priorità. Spero di non perderla come amica per sempre. Grazie per aver letto, e per tutti i tuoi video, le live con Matteo Saudino sono le mie preferite. Un salutone. Allora, caro amico, ti dico anzitutto di non fasciarti la testa prima che piova, che è una cosa che tutti i miei amici dicono a me, in realtà, perché sono una persona estremamente ansiosa. Perché alcune ragazze sono molto estroverse ed espansive, certo che però mordicchiare l'orecchio, o ci sta provando o c'è una pessima comunicazione. Semplicemente, se si dichiarerà, se ammesso e non concesso, allora le dirai di no e che la vostra amicizia è così preziosa che sei sinceramente spaventato all'idea che per imbarazzo ora si perderà. La sincerità in questo contesto è chiave, secondo me. Prosegui con massima vicinanza emotiva, rimanendo in contatto con lei costante, in modo che lei non senta che ti infreddolisce e sparisci. Questa è la fase più delicata, organizzando magari uscite amicali dopo un po' di tempo.
Se non si dichiara, invece, non mi porrei il problema. E non per un fatto di ignavia, ma perché semplicemente se lei non si muove, c'è una ragione valida che non fa espletare tale sentimento. E quindi non c'è bisogno che ti muovi tu a tua volta. Questa terza domanda è una situazione che io ho vissuto. Ho vissuto in maniera differente, ma nella frase che hai detto, la vedo come una sorella, mi appaiono le immagini del Vietnam, perché è una cosa che ho vissuto anche recentemente. Da quello che hai scritto e da quello che ti viene detto, da quello che hai detto, è sicuramente una persona estremamente importante per la tua vita e sono d'accordo con te che non vada persa, una persona che comunque tu reputi tale. Però ci sono dei segnali che sono particolarmente evidenti riguardo a quello che lei prova per te, oltre che appunto a una profonda amicizia. Una persona che ti mordicchia un orecchio è una persona che ti sta provocando. È una persona che ti sta provocando da un punto di vista sessuale, probabilmente, perché sappiamo benissimo che se uno ti soffia un orecchio, ti morde un lobo nell'orecchio, ecco, dubito che ci sia caduto un pezzo di panino, roba del genere, lei abbia fame, wink wink. Quindi da quel punto di vista, unito agli altri fattori che hai detto, quindi al fatto che sia gelosa, che comunque cerchi di allontanarti da altre ragazze, è sicuramente, penso, almeno questa è la mia opinione, che abbia un interesse nei tuoi confronti. Le cose, io mi rendo conto che sia sempre la stessa cosa che ripeto, ma d'altronde è fatto così. Le persone decise, le persone che intraprendono un dialogo, anche se può essere distruttivo all'inizio, perché può darsi che questa amicizia, e non te lo nego, non spaventarti, possa finire, poiché tu vai da questa persona e dici: mi dici qual è il problema? Questo, questo, più questo, più questo. Tu sei presa di me, io ti piaccio, per me non è così, voglio che tu rimanga una mia amica, come la vediamo? Ah, ma lei magari ti dirà no, non è vero, hai capito male, e va bene, si creerà comunque un piccolo ballo di Adriano. Oppure può darsi magari che riusciate a trovare degli ingranaggi che funzionano, che si oliano perfettamente, possiate andare avanti. Difficilmente, nella mia esperienza, almeno nella mia vita, è andata così, però c'è una speranza, e questa è quella che dovrebbe farti rivedere la situazione tutta da un'altra chiave di volta. Le persone col quale io ho avuto alcuni di questi, chiamiamoli conflitti, anche se non sono poi veri e propri conflitti, negli anni sono le persone con cui poi ho ricominciato ad avere un rapporto. Perché nella mia mente avere qualcuno che ha avuto il coraggio di venirmi a dire le cose come stavano, immediatamente, senza il rischio di portare e perpetuare avanti discorsi, ragionamenti, falsità o sotterfugi che poi diventano bombe atomiche, è qualcosa di estremamente prezioso e che probabilmente andrò a ricercare un domani. Quindi sicuramente non accadrà niente di male, ma il dialogo è la cosa migliore. Essere chiari, specificare immediatamente cosa stai facendo, cosa provi tu per me, cosa ti aspetti da questo tuo tipo di comportamento che mi sta mettendo a disagio. Io a te ti devo molto, ma sappi che più di questo io non posso darti. Una volta che hai capito quello che ne esce, l'affronterai di conseguenza, ma con, ripeto, la speranza e la convinzione che le persone probe che fanno, ma uso un termine un po' aulico, che fanno così e che sono schiette e sincere, alla fine ci vincono e guadagnano sempre in tutto e risultano veramente majestic di fronte agli altri. E c'è anche un bel insegnamento, perché insomma si cresce e si diventa veramente adulti. Domanda numero 4. Secondo te l'amore può essere eterno? Dopotutto l'amore è qualcosa di chimico, ma quando i tuoi ormoni smettono di farsi sentire bene con quella persona non provi più niente per lei fisicamente. Inoltre, al giorno d'oggi molte coppie purtroppo divorziano oppure si tradiscono. Posso capire il divorzio, che può essere anche per altre cause, ma per tradire qualcuno secondo me devi proprio non amarlo o fargli qualcosa del genere. Prima di rispondere alla mia domanda ti consiglio di ascoltare la canzone dell'amore perduto di De André. Grande André, grandissimo, bellissimo. Allora, qua inizia la mia risposta. Qua ci sono tante cose, in realtà. Spacchettamento epico. Tradimento, come ho detto mille volte, non è mai giustificato. Mai. Punto e basta. Punto categorico assoluto. Niente eccezioni, niente corollari. Se ami altre persone, lasci l'altro, oppure vai da un consulente a coppia, a tua scelta. Ma fargli un torto del genere è sbagliato. Non importa quanto sia freddo, solo se... lascialo! È quella la risposta. Rimanerci e tradirlo alle spalle? No. Divorzio. Il divorzio è un male, ma è un male minore necessario. Bisogna che ci sia il divorzio, perché purtroppo è un dato di fatto che diverse persone che entrano in legame matrimoniale
poi smettono di amarsi definitivamente e alcune addirittura diventano violente. È brutto staccare le cose? Sì, però è peggio a volte lasciarle stare così come sono. Obbligarle a rimanerle insieme significa non solo far finta che ci sia un amore che non c'è, significa fare del male. Frequenza dei divorzi. I divorzi sono aumentati per due motivi, uno positivo e uno negativo. Quello positivo è che il divorzio è meno tabù adesso, ed è più facile da ottenerlo legalmente. Non ti tirano le pietre i vicini di casa se divorzi, e quindi molte più persone, che disperatamente volevano divorziare prima, adesso possono. Motivo negativo. Un tempo c'era un'etica dell'amore diversa, la filosofia dell'amore. L'amore veniva visto come eterno, un amore visto come un legame in salute e in malattia. Non solo in salute, poi appena arriva la difficoltà rompiamo tutto. Un'etica meno capitalistica e contrattualistica, meno basata sul ricevere, questo è l'edonismo liberale sbagliato, e più basata sul donare, questa è l'etica cristiana. Una volta, se in una coppia c'era un problema, lo si sistemava, invece di buttare per comprare il nuovo modello. Sono entrambe vere queste realtà. L'una non cancella l'altra. Si è passati da un abuso del divorzio, temo, a matrimoni frettolosi di conseguenza. E ora rispondiamo alla cosa iniziale. L'amore può essere eterno? Sì. È proprio fattuale. Gigaciadamente sì. È empiricamente provato, esistono numerosissime coppie che si amano e continuano ad amarsi fino alla morte. E anche oltre, cioè pure da vedovi dicono io lo amo ancora. E nelle ricerche mostrano che il loro sentimento, pur ondulatorio, non scende mai, è stabile. Esistono coppie che si rompono, ma anche coppie che resistono. È un dato di fatto incancellabile. È un modello che dovrebbe essere imitato invece che negato. L'amore è una cosa chimica? La risposta è no. Partiamo dal presupposto che il dibattito sul rapporto mente-corpo è ancora apertissimo e quindi uscirsene con l'amore è solo una reazione chimica, assumendo una posizione eliminativistica di un riduzionismo che andava bene forse a metà 800, a metà, non certo oggi con quello che sappiamo sull'emergentismo, sull'insieme superiore alla somma delle parti, mi sembra molto prematuro, insomma, uscirsene in questo modo. L'amore è fattualmente dimostrabile che non è solo una reazione chimica. E c'è una buona dose emergente, sociale, psicologica, neuroscientifica. In secondo luogo, se anche fosse una mera reazione chimica, ammesso e mai concesso, non significa niente. Anche il diamante è una cosa chimica, eppure resiste ad anni immensi. Gli esseri umani che si sono sacrificati in nome degli ideali di libertà, uguaglianza, fraternità e sostanze chimiche, non ne cambia il valore, tanto dopo che l'iniziale passione interviene, nascono nuovi sentimenti chimici, apri virgolette chimici, l'affetto che lega le persone, e per questi sessantenni si amano pur avendo una sessualità e una libido ridotta. E poi, il concetto stesso di sostanza chimica è uno spook, è un costrutto linguistico, idealista essere materialisti stretti, paradossalmente. Quindi vi lancio queste riflessioni. La domanda numero 4 è la domanda perfetta per un genovese come me, perché il consiglio era quella di ascoltare la canzone dell'amor perduto di De André, ricordi sbocciavano le viole. E la domanda è se esiste l'amore eterno. Non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea. L'amore eterno è un qualcosa che non può essere quantificato. Io credo che l'amore, quello che ho conosciuto io, quello che conosco io, è una cosa che muta col tempo. È una cosa più intima, diventa profondo rispetto, diventa un'amalgama di sensazioni che si allontana forse lentamente un pochino, non sempre ma un po', dalla pulsazione, dalla passione chimica, per trasformarsi ed elevarsi in qualcosa di più alto, di qualcosa che ti permetta e ti faccia comprendere che per quella persona tu probabilmente, se non sicuramente, saresti disposto a dare la vita. E non è una cosa che è decisa da un impulso chimico o neurale, decidere è qualcosa di più profondo che va da quei pochi grammi che dovrebbe pesare l'anima apparentemente. Quindi non so se l'amore eterno esiste, io so che però l'unione tra due persone può durare anche per sempre. Il tradimento, l'andare con qualcun altro,
il cedere, no, ti cito De André, visto che l'amore, il tradimento, l'essere fedeli, ecco la fedeltà è come un grande prurito che però, che però ci viene imposto di non grattarci mai, citando sempre il sommo. È una tentazione, che esiste, che ci sarà sempre, però è lì che subentra allora quel qualcosa in più che quell'altra persona, che quell'altro individuo ci dà e ci dona. Purtroppo non ho una risposta, cioè se avessi la risposta a questa domanda probabilmente in questo momento starei firmando le copie del mio bestseller nella Silicon Valley con una pipa e un taglio di capelli da cinquantenne scoppiato. Il bello è il viaggio. Domanda 5. Salve Morte Bianca e salve al prossimo ospite. Sono una ragazza di 18 anni, lesbica, che vorrebbe un consiglio. Da un po' di tempo a questa parte sto avendo vari ripensamenti sulla mia sessualità. Da sempre ho creduto di essere lesbica, in quanto io mi sia solo innamorato di ragazze, però è da tempo che ho piacere nel pensare a ragazzi che si danno piacere a vicenda. Tutto ciò penso sia iniziato a causa di un lieve invaghimento per un ragazzo. Questo mi genera ansia a non finire. Secondo voi, cosa posso fare per risolvere questo mio dilemma? PS, non ho mai avuto relazioni amorose con nessuno e attualmente mi ritrovo anche a non avere amicizie. Penso che tu sia francamente molto giovane e quindi non ci sia motivo, non c'è mai motivo, ma in questo caso a maggior ragione, di avere ansie. Hai ancora tanto tempo per determinare chi sei, per cambiare idea, quello che ti pare. Semplicemente quello che ti piace, punto. Però, quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu, per te qualcosa da poter fare potrebbe esserci, ma non ti costringerà nessuno. Pensa da te stessa, decide da te stessa che cosa tu stessa in questo preciso momento debba fare di te stessa. Beh, che tu non abbia rimpianti con te stessa. Le feticizzazioni delle relazioni omosessuali del sesso opposto sono molto comuni. In parole povere, a tantissimi maschi piacciono le lesbiche e a tantissime femmine piacciono i gay. Le ragioni sono molteplici, partendo da una primitiva fantasia di molteplici partner non gelosi e anzi complici in qualche modo, oppure l'eliminazione della gelosia che si proverebbe verso rivali del proprio sesso in questo caso. Magari tu hai una chiara preferenza femminile, che in ambito romantico è esclusiva, ma in ambito fisico alcune fantasie verso i maschi, non penetrative, quindi resta abbastanza confermata la situazione lesbica, sono piacevoli. Vivila con serenità e libertà. La quinta domanda è una domanda più più personale, oserei dire, a cui io forse non ho i mezzi né gli strumenti per poter dare una risposta esaustiva, nel senso non ho mai avuto, io chiaramente ragazzi parlo sempre per esperienza personale perché sono le mie esperienze quelle che poi mi permettono di creare dal mondo minimo al mondo macro per avere un'idea di quello che potrebbe essere un aiuto tramite quello che ho vissuto io. Non avendo mai vissuto una cosa di questo tipo, la mia difficoltà sta nel domandare a mia volta con chiaramente estrema umiltà e delicatezza, se forse non è proprio una situazione di insomma unilateralità rispetto al tuo orientamento sessuale, se non rispetto a una magari bisessualità. Questo chiaramente è una cosa che puoi capire, puoi provare solamente tu. La cosa che mi preoccupa di più all'interno di questo messaggio non è tanto l'incapacità o forse la tua curiosità e il tuo domandarti, se ti stai domandando delle cose va benissimo, vuol dire che stai cercando di conoscere te stessa e conoscendo se stessi si ha una completa acquisizione del proprio io e ci si può rapportare con gli altri e questa è una cosa meravigliosa, quindi sei sulla buona strada, anche il fatto che sei molto giovane. La cosa che mi preoccupa di più è che mi ritrovo a non avere amicizie. Ecco, io forse a questo punto lavorerei di più sulla questione amicizie, quindi cercare di frequentare persone che abbiano dei gusti simili ai tuoi, luoghi dove le persone che frequentano il tuo stesso luogo hanno delle passioni in comune con te, persone con quali tu puoi parlare, puoi creare dei profondi legami e che poi creando questi profondi legami tramite l'esperienza, tramite i rapporti di esperienza con persone amiche a te e che possono avere un livello di comprensione del tuo essere più sincero, allora a quel punto tu capirai molte più cose anche di te stessa e potrai avere un sistema di paragone che potrebbe soddisfare le tue domande. Lo so, è sempre un discorso un pochettino laterale,
però non so a livello proprio diretto se esista una risposta univoca alla tua domanda. Credo che questa sia comunque, credo che sia un buon consiglio, me lo auguro. Domanda 6. Ciao Morte e ciao eventuale ospite. Sono un ragazzo molto giovane, 17 anni, totalmente inesperto in ambito amoroso sessuale. Per quanto io non mi faccio enormi problemi sull'essere vergine e inesperto, quello che mi preoccupa di più sarà la mia futura partner. Sono etero. Infatti, nonostante la società ci imponga coppie dove l'uomo sia a capo della coppia mentre la donna sottomessa a quest'ultimo, io, ragazzo timido, un po' insicuro e introverso, vorrei esattamente l'opposto. Sogno infatti una ragazza dominante con un carattere un po' estroverso e giocherellone del mio, che sia lei quella a prendere le iniziative e a coccolarmi facendomi sentire al sicuro, e che io sia l'asso in cucina a preparare i piatti con tanto amore. Ora, il problema fondamentale è: come la trovo una ragazza del genere? Ahimè, sono la maggioranza delle ragazze a voler ricoprire questo ruolo, e purtroppo non esistono visori a raggi X che quando vai per strada evidenzino in verde tutte le potenziali partner che corrispondono alle tue preferenze e poter scartare così quelle incompatibili. Certo, esistono le app di incontri, ma non ho mai visto app del genere con l'opzione role reversal o simili. In ogni caso non mi piacciono e le eviterei. Penso si possa fare un paragone con gay e lesbiche. Non credo che tutti gli LGBT facciano uso di app di incontri, anche se fosse in passato le coppie omosessuali sono sempre esistite anche senza Grindr. Cosa mi consigliate di fare, sommo re del sud e gentile ospite? Grazie della risposta e cordiali saluti. In realtà, anche i gay hanno, come ho detto, questa difficoltà, seppur molto peggiore. Cioè, il capire ma lui è così o è cos'ha? E in passato era anche peggio perché non potevi dirlo apertamente. Ora, ti dico che in realtà sono moltissime le donne, soprattutto in tempi recenti, che vogliono essere dominanti nella coppia e invertire i ruoli tradizionalmente imposti di genere. Quindi non ti manca l'offerta, ti posso assicurare, nei commenti molte donne mi daranno ragione. La domanda è: come trovarle? La risposta è che questo genere di cose non si trova perché si trova la persona. Non devi ricercare una caratteristica e ridurre la persona a quella. Non sto dicendo che lo fai, è un mero consiglio. Devi cercare una persona nella sua interezza e complessità, e conoscendola e venendo affinità in comune con essa. E tra queste vi sarà quello che cerchi. Tutti noi abbiamo delle preferenze e incontrando il prossimo scopriamo che ce ne sono alcune di più e altre di meno. E più ci sono, più è probabile che ci siamo insieme. Non sempre si raggiunge il 100% delle preferenze, forse questo 100% non esiste, dato che noi stessi non sappiamo esattamente cosa vogliamo, e se lo avessimo non sempre ne saremmo felici, oppure vogliamo cose contraddittorie. Ma tu cerchi un tipo di donna, sicuramente estroversa e decisa, ad esempio, e conoscendo tipi di donna estroverse e decise, aumenti la probabilità che abbiano quelle caratteristiche, ossia che tiene le redini della coppia. Se sei su un'app di incontri, per esempio, c'è una piccola bio che puoi creare che si vede subito e puoi specificare questa caratteristica. Cerco una ragazza dominante. Oppure puoi conoscere una ragazza che magari non dice di essere così, però magari tu stesso forse potrai farle scoprire un lato di lei che lei non credeva di avere, senza mai imporre nulla. Ti assicuro che è meno difficile di quello che sembra. Un abbraccio. Ah, questa domanda è molto interessante per vari motivi. Allora, io non sono d'accordo con la questione del la società ci impone, la società prevede, la società richiede. È tutto fluido, Bauman, tutto liquido. Quindi io credo che adesso lo stereotipo dell'uomo padre capo di famiglia che torna a casa e porta il pane in tavola sia una cosa estremamente superata, grazie a Dio. Il fatto che tu sia inesperto non ti deve assolutamente spaventare, e la cosa che emerge un pochettino forse dalla tua domanda è proprio una paura di fondo che ti porti a cercare la stabilità e l'avoiding, a volte scusate che switcho inglese italiano, a volte dei problemi, che ti porta a evitare l'incognito, quindi il non conosciuto, andando sul sicuro. Quindi io mi sento una persona molto timida, ha bisogno di essere un po' più guidata all'interno della relazione, sono inesperto, io ho bisogno di una persona che corrisponda a queste caratteristiche per sentirmi tranquillo e vado a botta sicura. Io ti rivolto la domanda: cercare una persona di questo tipo non necessita per forza di trovare l'amore. Credo che l'amore sia un viaggio, e sia un viaggio che vada fatto da entrambe le parti. Ci saranno sicuramente delle caratteristiche che faranno sì che tu ti innamori di una determinata persona e probabilmente corrisponderanno, probabilmente, ripeto, all'identikit che hai fatto tu. E però c'è anche da dire che
all'interno di una relazione si cambia e si cresce assieme. Ci sono persone del quale ci innamoriamo che magari sono un po' più timide, hanno bisogno in certe situazioni di un po' più di guida, di un po' più di supporto, di avere qualcuno a fianco con le spalle più larghe, e altre volte invece ci sono persone che sono già con le spalle larghe e hanno bisogno di qualcuno a fianco che le guardi, sorrida, le faccia pat pat sulla testa, e queste scoppiano a piangere perché accumulano troppo stress in questa loro forma di maestosità, di con lo faccio tutto io, quando in verità magari hanno bisogno di pat pat sulla testa. È tutto relativo, quindi io starei attento a cercare l'identikit esatto, quanto in più cercherei appunto l'amore in sé, i sentimenti che si provano, il vedere, capirsi, anche a volte entrare in relazioni che non corrispondono esattamente ai nostri stereotipi, a quello che cerchiamo, ci forma e ci fa capire come siamo veramente. Magari tu credi di essere così timido e così introverso all'interno di una relazione, e magari invece troverai una persona che è come te, ma la voglia di comunicare tale che avrete vi renderà degli introversi addestrati all'estroversismo. E scoprirete di amare invece parlare, di aiutarvi a vicenda a uscire un pochettino dal vostro guscio. Ci sono tantissime opzioni, tantissime situazioni che non possono solamente essere limitate a per forza un matching di 1 e 0 all'interno di un algoritmo. Dove trovi una persona del genere? Non cercandola. La verità è che raramente nella mia vita, ma nella vita anche di chi conosco, coloro che stavano cercando qualcosa o qualcuno l'hanno trovata. Nel momento in cui invece erano impegnati a vivere, gli è caduto dal cielo o sono sbattuti contro la persona che in verità poi si sarebbe rivelata essere il loro amore. La vita è quello che ci capita, l'amore anche allo stesso modo è quello che ci capita, mentre siamo impegnati a fare altro. Domanda 7. Ora, ho visto tutti Morte Cuore e sono appena venuto qui nei commenti dopo aver visto La filosofia degli hentai, e so bene o male cosa ne pensi delle scopa amicizie. Questa è la domanda, attenzione. È tutta la frittata. Quindi un po' sto scrivendo con timore di venire giudicato, anche se, sapendo come sei, dubito che lo farai, il che mi rincuora. Detto ciò, io durante il mese di ottobre e novembre, quindi anche prima della scopa amicizia, sono stato innamorato di una mia compagna di classe, che per via di un avvenimento personale che non racconterò, anche perché mi sto già dilungando parecchio, ho cominciato a vederla diversamente, a comportarmi in maniera totalmente opposta a prima. Quindi ne parlai con amici in comune, e fratm, fidati, anche con i miei genitori, che è abbastanza raro, ognuno mi dava consigli, e con lei verso l'inizio andava bene, perché non ho saputo da un amico in comune che lei aveva che aveva cominciato a cogliere i miei segnali, involontariamente evidenti, e un giorno, uscita da scuola, mi ha chiesto di parlare, in parole povere mi ha dato il palo, e siamo rimasti amici, anche perché, da come ho capito, c'era un altro. Aia. Ora, il problema è un po' che mi viene da rimanere ancorato a questo forte sentimento verso questa mia compagna di classe, la quale mi ha fatto sentire in un modo unico al mondo, e non è un'esagerazione, tant'è che la definivo una eclissi, perché era riuscita a farmi stare in ansia, a rilassarmi o farmi piangere per come la trattavo prima, obiettivamente una merda, e a sorridere per il semplice pensarla. Ma al tempo stesso, anche perché me l'ha detto lei, e quoto assolutamente devo andare avanti. Ora, altra problematica è che ultimamente con la mia scopa amica sta succedendo che mi interesso al come sta, soprattutto perché ha una crush e quindi la sto facendo un po' tipo d'armadillo, se capite cosa intendo, ma lo capirete per forza. Oh, calca, sei l'armadillo. E addirittura in maniera profonda, tanto che pensandoci e pensando anche alle tue analisi su amore e sessualità, mi sono domandato più volte, ma vuoi vedere che mi sto innamorando? Cosa che però escludo abbastanza, in quanto non sento un grande attaccamento emotivo e desiderio di starci insieme, anzi penso che come stiamo ora mi vada più che bene. Ciononostante, volevo chiedere un vostro parere da questo colto sapiente filosofo quale siete, addirittura. Mi farebbe molto piacere, apprezzare enormemente. Grazie, ne dicevo, per l'eventuale risposta, sia sua che di eventuale ospite e degli iscritti, e non so se risponderanno. PS. In più volevo dire che da quando ho ricevuto il famigerato palo sento un minuscolo vuoto che penso possa essere colmato da una relazione. Ciononostante so che sarebbe sbagliato mettermi in gioco solo per questo e non per effettivo bisogno d'amore, dato che come persona mi sento abbastanza completo, soprattutto leggendo politica, scienza, filosofia e molto altro. Dimmi tu cosa ne pensi al riguardo, se mettermi in gioco sentimentalmente sarebbe solo un modo per riempire questo vuoto, che per citare Zero Calcare è solo una muffa nell'angolino dell'ascensore, che ti dà fastidio ma alla fine non te ne frega quasi veramente di un cazzo, vivi sereno, oppure se potrebbe realmente aiutarmi. PPS, un'ultima cosa, giuro che sto facendo seduto ogni 2 settimane con una psicologa con la quale mi trovo abbastanza bene, pensi che potrei parlare anche con lei di queste cose? Domanda finita. Inizia la risposta. Allora, sì, penso che tutti sappiano che io sono fortemente ostile al concetto di scopa amicizia. Io sono uno straight edge,
quindi sono contrario all'idea di avere relazioni sessuali occasionali e con persone con cui non sei in una relazione sentimentale. Il concetto di scopamicizia lo sconsiglio e lo trovo poco sano, poco etico. E ti lascia un vuoto dentro appena infinito, durante quel periodo refrattario della post-nut clarity in cui si cerca l'affetto e il consolidamento. Ma mai, e dico mai, in questo canale giudicherei qualcuno solo perché non la pensa come me. A meno che non sia fascio anti-vax. In quel caso ci sta, l'ha bastonata pure forte. Perché fa male al prossimo. Quindi non sentirti spaventato nel venire a chiedere a me, anzi complimenti per il coraggio, perché io risolvo le situazioni di chiunque me lo chieda, anche se iniziano da contesti che non avrei approvato. Dunque, il tuo quesito è duplice. Da un lato, cosa provi per la scopa amica? Dall'altro, se sia un mero riempitivo per qualcosa di più. Per la prima domanda, caro mio, come ti ho detto, io non credo alla scopa amicizia come concetto filosofico, perché gli esseri umani, neuroscientificamente, non sono fatti così. Voler dividere mente e corpo come due sostanze diverse ottocentesche, voler dividere amore e sessualità del tutto come compartimenti stagni, è peregrino. Ti vedi continuamente con una persona, c'hai un buon feeling, una chimica, ci scopi pure, ma vuoi o non vuoi che qualcosa stia nascendo? Io dico, è la spontaneità. La risposta a tutte e due le domande. Se vuoi stare davvero con quella ragazza, stacci. Se invece semplicemente senti che sto sentimento è troppo lieve, ti passa, non starci. Se senti di amare questa ragazza, non sentirti in colpa per il vuoto della tua ex. Le coincidenze esistono a questo mondo e secondo quel ragionamento uno non potrebbe mai fidanzarsi nella vita perché ha sempre avuto un qualche vuoto da qualche parte. E però tu stai suggerendo alla tua scopa amica come fidanzarsi, e quindi non so se lei ti ricambierebbe, devi vedere tu. E questo è il motivo per cui non approvo appunto le scopa amicizie, sono ingarbugliate assai, ragazzi. Se tu le dicessi cosa provi, lei come la prenderebbe? Questo puoi saperlo solo tu che la conosci. Quindi metti nel piatto della bilancia la sua reazione e la forza del tuo sentimento, e vedi che cosa vince. Un abbraccio e buona fortuna. Domanda numero 7, domanda molto molto complicata, perché l'argomento scopa amicizia è un argomento delicato, non c'è poco da fare. La scopa amicizia tendenzialmente nel 90% dei casi va a finire male. Va a finire male perché uno dei due si prende, l'avrete sentito mille volte, lo sentirete ancora mille volte, vi capiterà e vi direte cazzo, aveva ragione. Perché come da quel che è cosa, poi non siamo delle bestie. Cioè è inutile che ce la raccontiamo, ah quella mi fa solo sesso, quella me la voglio, Poi un caffè ci vai a prenderlo magari. Poi una volta a cena ci andate, e la volta dopo la chiami, gli chiedi come sta, o lei chiede come sta a te, e poi come finisce? Finisce col trauma. Finisce col trauma che uno dei due manda a quel paese l'altro perché non può dargli quello che l'altro aspetta, pianti e via, e yada yada yada. Successo a me un sacco di volte, penso che sia successo anche a molti altri. La cosa che mi preoccupa è che nella tua domanda tu stai inserendo che ti domandi se il fatto che tu sei gentile con questa tua scopa amica sia un inizio dell'innamoramento. Non è detto, magari la tua indole, che è molto simile evidentemente alla mia, è una indole buona, gentile, che sei comunque una persona a modo. A me capitava, è capitato di avere una scopa amica con quale ci andavo anche a cena fuori, ma non ero minimamente innamorato, semplicemente mi trovavo bene con questa persona. Può darsi che tu stia cercando di colmare un buco? È molto probabile. È molto probabile che quel palo non ti sia arrivato così, ma ti sia arrivato così e ti abbia lasciato un buco qua dentro. Questione di tempo, il tempo sana tutti i mali. Lo so, fa schifo dire così perché, ma... E io voglio stare bene adesso. È brutto, ma il tempo è l'unico rimedio nell'essere umano che è come il cortisone. È il rimedio più potente. Serve tempo. Purtroppo serve quello. Il fatto che tu stia seguendo però un percorso con una psicologa è molto interessante, e alla domanda dovrei parlare di queste cose? Assolutamente sì. Il percorso con una psicologa è un percorso che deve, secondo me, valutare tutto il tuo essere, tutta la tua sfera, tutto quello che hai da buttare fuori. Poi di fatto io non so che tipo di percorso abbia tu fatto, ma io con la mia esperienza con uno psicologo, alla fine ero io che parlavo con me stesso, stavo usufruendo però del, chiamiamola guida, chiamiamolo input, chiamiamola scintilla, per far sì che io da solo mi vomitassi fuori tutto. Le parole sono importanti, quando noi sentiamo quello che diciamo è reale,
possiamo pensare che abbiamo i problemi, le robe varie, ma finché non esce dalla bocca e noi non lo sentiamo fisicamente, fidatevi che è più blando. Quindi questo può assolutamente aiutarti, può assolutamente aiutarti. Stai all'occhio con le scopa amicizie, sono gradevoli, sono in alcuni casi normali, ci rendono giovani, ci rendono vivi, vanno a soddisfare i nostri bisogni primari, ma sono delle trappole. E per quanto riguarda quello che ti ha scombussolato quella ragazza lì, può darsi che quello fosse veramente amore e tu abbia vissuto le meravigliose montagne russe di cui fa parte questo gioco, questo ballo, questo tango della muerte che è appunto il sentimento tra due persone. Domanda 8. Morte bianca e ciao anche all'ospite. Mi piacerebbe davvero avere una ragazza bella, o meglio una che io reputo bella. Ho praticamente avuto sempre relazioni con ragazze che non mi piacevano del tutto perché ho sempre dovuto accontentarmi di quello che potevo permettermi, più di quello che potevo avere. Dato che le ragazze che mi piacciono davvero mi ghostano, mi ignorano o mi insultano e non ho molti modi di conoscere persone dato che raramente esco di casa se non per lavoro o per andare in palestra. Le ragazze della palestra non mi cagherebbero neanche pagate. E sinceramente mi sento con le spalle al muro. Cosa posso fare? Dubito di poter essere aiutato, ma ho fiducia in te e per questo ti ho fatto questa domanda. Grazie se risponderai. Allora, secondo me sbagli doppiamente. Da un lato sbagli a metterti con ragazze verso cui non ti senti attratto. Non sto dicendo di non dare una possibilità a chi è meno bello, sto dicendo che proprio tu la possibilità nella tua testa gliel'hai già data e la risposta era no. E allora perché ti obblighi in qualcosa di spiacevole? Cosa ci ottieni? Niente, anzi stai rafforzando nella tua testa l'errata idea, secondo errore, che tu puoi stare solo con ragazze brutte. E perché? Perché sono stato sempre solo con ragazze brutte e quindi ora mi metto solo con una ragazza brutta e questo dimostra ancora di più. Ma in realtà sei tu stesso e non il destino a predestinarti a tale relazioni. Come trovare la ragazza? È necessario, come ho detto molte volte negli scorsi episodi, lavorare. È necessario espandere il circolo sociale, uscire dalla propria comfort zone. Tu stai solo in casa, anche questo, da correggere. E incontrare più gente, approcciare persone sui social, amicizie comuni, chiedere agli amici, soprattutto le amiche, frequentare, se hanno delle amiche, delle conoscenze, frequentare nuovi posti. Se neanche ci provi dicendo non mi cagherebbero, cosa stai ottenendo? Il nulla. Se ci provi invece potresti rimanere sorpreso. Non c'è peggior nemico, ragazzi, che voi stessi. Non fuggite. Questo è il mio motto, proprio, non fuggire. Domanda numero 8 è una domanda che più che una domanda è una fase di transizione, secondo la mia modesta opinione. Il bello, che cos'è il bello? Ci piacciono le ragazze belle, qual è lo standard di una ragazza bella? Che ha una determinata taglia di seno, ha un determinato tipo di peso, ha un determinato tipo di corpo, ha gli occhi blu, ha gli occhi verdi, ha i capelli neri, è alta. Qual è una ragazza bella? La bellezza è soggettiva. E se tu dici che finora ti sei accontentato, il problema è un altro. Il problema è che forse allora è un po' duro da dire, ma io sono stato un po' come te quando ero più ragazzino, quindi non prenderla come un'offesa, ma forse non sai stare da solo. Quindi quello che tu reputi, io voglio una ragazza bella, tu non la vedrai così. Cioè io voglio una ragazza che amo, che mi ami, che mi dia qualcosa, che quando la guardo gli occhi mi si riempano di gioia, di non lo so come spiegarti, che anche se ha i suoi ecco ce l'ho. Io non voglio una ragazza oggettivamente bella, io voglio qualcuno per cui io possa essere in grado di amare i suoi difetti, anche fisici. Quindi, come fare ad avere una ragazza bella? Non si può avere una ragazza bella se ragioni in questo modo. Io credo che tu ti debba innamorare di qualcuno che ha i tuoi occhi e la persona più bella del mondo. Questo è quanto. Su queste cose sono parecchio duro, ma non esiste, secondo me, il voglio una ragazza bella. Voglio quel ragazzo, voglio quella ragazza perché? Perché c'ha il six pack, è alto, ha 30 centimetri, gli occhi blu, è biondo e sembra il bambino degli ovetti Kinder.
Domanda numero 9. Ciao Morte, sono una ragazza e mi identifico come lesbica. Sono sicura della mia attrazione sessuale e romantica nei confronti delle ragazze, ma ho un dubbio che in realtà io possa essere bisessuale. Non so se sia normale il fatto che io provi una vera e propria repulsione alla vista dell'organo genitale maschile o se sia dettato da un trauma, anche se non so se si possa definire tale, dato che non l'ho subito in prima persona, ma ho solo assistito a certe cose quando ero piccola. Non ho mai nemmeno provato a guardare un porno etero perché mi disgusta l'idea, ma dall'altra parte nemmeno i porno lesbici mi piacciono. E a volte penso che siano entrambi rivolti ad un... Perché siano entrambi rivolti ad un pubblico di maschi eterosessuali nella maggior parte dei casi. Nella mia vita ho avuto cotte anche per ragazzi, ma non mi entusiasma l'idea di stare con uno di loro. Come faccio a capire se mi piacciono anche gli uomini? Se è davvero per colpa di un trauma, cosa devo fare? Spero che questa domanda abbia un senso e ti ringrazio per aver letto, sei un grande. Grazie. La repulsione verso l'organo genitale maschile esiste in tantissime donne etero, quindi figurati se non può esistere anche nelle donne lesbiche. A cosa sia dovuto lo puoi sapere solo tu, che parli di aver assistito a certe cose, e sì, questo può causare traumi, cioè non è che siccome non lo subisci tu non può causare, l'empatia, i neuroni mirror. Non sapendo cosa è questa cosa qui, non ti posso rispondere a quello, però posso rispondere al resto, ovvero sia, non ti entusiasma stare con gli uomini, non ti piacciono i porno etero, mi viene difficile capire da cosa ti viene questo dubbio, cioè non vedo alcuno spazio per gli uomini nella tua vita. Hai fatto delle fantasie? Allora è un discorso diverso. Devi vedere tu, insomma, e se c'è un po' di attrazione verso i maschi, di nuovo, come la domanda che ho fatto all'inizio, non c'è nulla di male, vuol dire che non è un totale lesbismo, ecco, è più una bisessualità a fortissime caratteristiche lesbiche. Sui porno lesbo è verissimo quello che dici tu, sono fatti quasi esclusivamente comunque per un pubblico maschile ed eterosessuale, tanto che una delle due donne fa il maschio in un certo senso. E come tale distorti da un male gaze che non è il tuo, non è il female gaze. Ma esistono delle soluzioni ed esistono ambienti specializzati per te, ti invito ad esplorare, a conoscere senza paura e senza senso di colpa la tua sessualità. Che fa paura a tutti in ogni caso la sessualità, perché è impegnativa, come ho spiegato nel video sulla filosofia degli hentai, ma non dovresti viverla così, cioè io potrei aver avuto un trauma, allora cosa, lo devo risolvere. Gli eventi della vita, belli e brutti, ci costruiscono per quello che siamo. Risolviamo le cose brutte, mentre le cose neutre non è che vanno risolte. Tu sei lesbica, è una cosa brutta? No, non si deve risolvere. Allora, cioè, se un fatto potrebbe aver contribuito a ciò, ha fatto contribuire a ciò che sei o a farti scoprire ciò che sei? Io non credo tanto all'unico evento che cambia completamente la sessualità di una persona, capito? Io credo che ci siano tutta una serie di fattori. E quindi, in ogni caso, non andrebbe ridotta la sessualità ad un solo evento. Vivila con serenità. Un caro saluto. Riguardo la nona domanda, è un argomento molto delicato. È un argomento estremamente delicato. La differenza tra una direzione unilaterale verso un orientamento sessuale e una bisessualità a volte viene confusa e a volte viene messa un po' lì, un po' tanto al chilo, no? Ah, ti piacciono le ragazze, quindi ti piacciono anche i ragazzi. Oppure, ti piace tutto, ormai piace tutto a tutti. Ecco, io credo che sia da fare un attimo uno step indietro per quanto riguarda anche l'etichettamento di noi stessi e di quello che piace alle persone. Quello che dici tu riguardo a ho avuto delle cotte anche per ragazzi, ho una repulsione verso il membro maschile, può darsi, io credo che forse la chiave tu l'abbia già identificata all'interno della tua domanda, e poiché io purtroppo non sono te e te lo giuro vorrei tantissimo venire lì e dirti guarda è così, punto, vai serena, ma non posso perché è una cosa che puoi sapere solo tu. La cosa che però ti posso consigliare, che mi sembra abbastanza la chiave di volta di tutta questa storia, che possa aiutarti anche a capirti, quindi a migliorare anche la comprensione di te stessa, scusa, volevo dire quello, è quella di approfondire con magari uno specialista questo trauma, perché spesso ci sono delle... ti faccio un esempio. I miei genitori sono separati. Si sono separati quando io ero in un'età un po' del cazzo. E di conseguenza io ho sempre desiderato avere la mia famiglia, avere le mie cose, qualcosa che andasse super bene e tutto. Negli anni ho superato quel trauma e mi sono molto calmato e mi sono reso conto che io stavo reagendo per l'esatto... in modo esagerato verso l'esatto opposto. E quindi poi alla fine, come effetto tipo fisarmonica, mi sono un attimino stabilizzato verso quello che poi è il mio essere ed è, ora a 34 anni, credo sia la mia stabilità psicofisica, sessuale, emozionale.
Quello che ti posso suggerire è appunto quello di, magari con l'aiuto di uno specialista, andare più nella profondità di questo trauma e venirne fuori. A quel punto, quando hai risolto parte di questo tuo quesito, che probabilmente deriva in parte anche da lì, avrai probabilmente più strumenti per essere, tra virgolette, in grado di leggere meglio quale è e cosa vuoi e cosa desideri. Ricordati, qualcosa che però ti porti alla realizzazione di te stessa e alla tua felicità. Chiaro? Ultima domanda, domanda 10, domanda lunghissima. La tua ragazza è sempre d'accordo con te? È finita qui la domanda. No. Semplice. O meglio, nelle cose di sostanza, da quello che ho visto, siamo d'accordo sempre. Cioè ambito politico, etico, scientifico e così via. Ma ovviamente siamo due cervelli diversi, già con due corpi diversi, un maschio e una femmina, quindi inevitabilmente avremo gusti diversi e molto altro. Le differenze sono positive, d'altronde l'amore è anzitutto mancanza, mancanza che si riempie con l'unione dell'altro, Socrate ci insegna, no? Quindi si cerca sia il simile, per il simile attrae il simile, sia il diverso, positivo e negativo si attraggono, e che crea quel dinamismo appunto positivo e negativo, e, oppure si cerca anche nell'amore l'incastro, tipo puzzle, che rende tutto bello. È ovvio che non si possa essere troppo dissimili, che cazzo ci sta un comunista a fare con un fascista, per esempio, ma neanche troppo con il simile, che produrrebbe noia, mancanza di evoluzione, o peggio ancora, incesto. È un equilibrio tra le due cose. Diciamo 65% simile, 30% incastro, 5% opposti. Per me è la formula di Morte Bianca delle relazioni migliori. Ultima domanda, la tua ragazza è sempre d'accordo con te? No! Mai! Mai! E non lo sono mai state, grazie a Dio. Mai, 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 mai. Mai. Io esco da una convivenza di quasi 5 anni e mezzo, non è mai, aveva sempre ragione lei. E alla fine ci scornavamo, e 50% io e 50% lei. Stare con qualcuno che vi dà sempre ragione, personalmente, poi ragazzi, ognuno ha le sue, per l'amor di Dio, personalmente credo che sia la morte del rapporto. Al di là del rapporto di complicità sessuale, che secondo me deve esserci una persona che nel momento che serve è lì, spalle larghe, ci rifacciamo alle domande di prima, quando serve c'è, poi per il resto può essere spensierata, giocherellona, quello che volete, ma se io dico questo è B e io di là ho una persona che sempre sommessamente col cappuccio, sì padrone, va bene, la morte, per quanto mi riguarda è la muerte. Io ho bisogno di un po' di conflitto, io ho bisogno di una persona che mi tenga testa e una persona che mi faccia sentire vivo e che mi migliori, che mi metta in dubbio ogni tanto quello che sono, perché ognuno di noi è fatto in un determinato modo. Io ho un discreto ego e ho bisogno di qualcuno che lo mini costantemente per tenermi su un piano accettabile. Dico sempre, io sono come un palloncino, se non mi tieni volo via. Quindi la tua ragazza è sempre d'accordo con te? Grazie a Dio, no. Bene, siamo arrivati alla fine, quindi qui abbiamo gli aggiornamenti del Sud, in cui leggo tutte le risposte di persone che ho aiutato nei precedenti episodi che ci fanno sapere com'è andata. Allora, salve egregio re del Sud, sono la ragazza che aiutò con un mortecuore e poi chiese aiuto con una crush. Alla fine ho capito che era meglio lasciar stare con il tipo, per diversi motivi. Numero uno, lui in primis non era interessato, infatti adesso è felicemente fidanzato, auguri a lui, tra parentesi, lei l'ha scritto, attenzione. 2, prima di amare qualcuno si deve in primis amare se stessi, mi ha detto la regia e diciamo che ci sto lavorando, brava, brava, questo invece sono io a dirlo. Numero 3, ci sono un paio di problemini che sto cercando di non affrontare da un po' di tempo, che al 99% mi faranno richiedere aiuto in questa rubrica. Il primo e meno spaventoso è quello che potrei essere pansessuale, il secondo che mi fa tremare invece di terrore è che potrebbe non piacermi il corpo in cui sono nata ed essere, e il fatto di essere femmina, rip. Però uno sviluppo del personaggio positivo l'ho avuto dai, mi sto aprendo gli occhi agli esseri umani, ormai la timidezza è quasi un ricordo e sto, come ho già detto prima, cercando di migliorarmi e di amarmi somehow. Quindi nulla, la strada è ancora lunga, di salita sono certa che troverò una discesa prima o poi. Tornerò quando avrò il quadro della situazione leggermente più chiaro, di così ringrazio per l'esistenza di questa rubrica. Bene, sono contento che il morte cuore ti ha aiutato ad avere un'idea un po' più chiara, a prendere una decisione per quella situazione, sono veramente contento.
e fai bene ad amare te stessa, a lavorare su quel campo che è il più importante. E invece, per quanto riguarda l'essere pansessuale, ma se anche fosse, ma ben venga, ma quello che ti piace, quello è giusto, non stai facendo del male a nessuno. E invece, per quanto riguarda il fatto che non ti piace il tuo corpo, addirittura potresti meditare, forse non ti piace essere femmina, quindi una transessualità può essere, non lo so, vedi te, secondo me è una questione molto importante, quindi chiaramente non è una cosa che compare così da un giorno all'altro, quindi se son rose fioriranno, si dice, ecco, in questo caso, allora è una cosa che maturerai nel tempo, oppure è un pensiero che hai avuto così per un periodo e poi passa. Beh, vivila serenamente, vivila con serenité, égalité, fraternité e tutte le cose francesi, no? Ma anche le cose tedesche, ovviamente, non facciamo discriminazione razziale. Altro aggiornamento. Grazie per avermi risposto, sono l'ultimo ragazzo che ho risposto nell'episodio 7, dal minuto 51. Grazie mille per il tuo prezioso consiglio che porterò sempre con me. Faccina quella con il tren. Aggiornamento. Ho conosciuto questa ragazza al mare ed è stato amore a prima vista. Il problema è che sfigato come sono, lei parte un anno di studio in Irlanda. Aia. Ho bisogno di un tuo consiglio per riuscire ad avere un rapporto a distanza duratura e sano per tutti e due. Tipo, secondo te dovrei scriverle quasi tutti i giorni, quindi dovrei essere presente tipo dandogli ogni giorno il buongiorno e scrivergli molto? Oppure è giusto che magari gli scriva una volta tanto per sapere come sta? O anche magari dell'attività a distanza da fare insieme, che magari conosceci meglio e passare un po' di tempo insieme? E ringrazio dell'eventuale risposta. È greve, nel senso, sì, la relazione a distanza, come ho detto, è assolutamente possibile. Sfiga, mi dispiace per te, per la roba dell'Irlanda, ma non ho capito se siete ancora insieme o meno. Cioè, sembra di no, però da come fai le domande paro un po' di sì. Cioè, mi dici, dovrei scriverle ogni giorno il buongiorno e buonanotte? Che io sappia, una cosa simile si fa solo tra fidanzati. Quindi, se siete fidanzati, sì, ok? La risposta è sì. Se invece non siete fidanzati, va, nel senso, guarda che potrebbe suonare come un po' appiccicoso per alcune ragazze. Dovresti prima sondare il terreno e vedere fin dove le interessa ricevere attenzione e fin dove è troppo, ok? Quindi tu sonda, tu chiaramente sii gentile, romantico, questo va bene, tutto bellissimo, sì, e vedi le sue reazioni, misura le sue reazioni. Se la vedi molto coinvolta, quello che stai facendo è buono. Attività a distanza, sì sì, quelle sì, le consiglio tantissimo. Ci sono giochi da tavolo che si possono fare insieme, Monopoli, tante cose, Steam, ma anche gratis che trovate. Quindi ci sono tante videochiamate, ci sono tante opzioni, dai. Un saluto. Ultimo aggiornamento. Ciao Morte, grazie per aver risposto alla mia domanda. La situazione è migliorata, anche perché quella ragazza l'ho vista solo quest'estate. Di base ho sempre amato la mia migliore amica, ma un giorno mi confessò che è gender fluid e che è attratta da sole donne. Ha usato la cheva, quindi non ho sbagliato pronuncia. Da sole donne. Ovviamente la supporto e sono felice per dato che sta finalmente per trovare una compagna. Ovviamente però il dispiacere è forte, anche se non ho mai rivelato i miei sentimenti e sono sicuro che lo abbia già intuito. Sono molto legato a quella persona, abbiamo lo stesso pensiero politico, forte affinità intellettuale, per un sapio sessuale come me è stonks. Molte caratteristiche in comune, apprezza persino i tuoi video, caratteristica prioritaria. Eh sì, se apprezza i video è prioritaria. Pensa che una volta abbiamo anche preso a fare freccette con la foto di un certo politico, ecco, non lo nomino, mi dissocio. Ho accettato anche da un po' tra me e quella persona, non ci sarà altro se non amicizia. Morte e ospiti, per favore risolvete il mio problema e ditemi come smettere di provare attrazione amorosa verso una persona, grazie per l'attenzione e vi auguro il meglio. Bene, innanzitutto complimenti per l'impegno per rispettare la sua caratteristica gender fluid con la cheva, che è un po' difficile da leggere. Per quanto riguarda il tuo consiglio, sono contento che l'hai presa così bene, ma chiaramente succede di essere rifiutati. E cosa si fa in questo caso? Si cerca di andare oltre. Se la persona continua a rimanere amica, perfetto, è fantastico, è questo il punto. Continua a rimanerci socializzato in modo tale che l'imbarazzo piano piano si spegne, si raffredda, si scongela un po', no? E così il problema si risolve. Invece tu, per quanto concerne il fatto di dimenticare, ecco, per smettere di provare attrazione, devi prenderti un po' il tuo tempo. Cioè, per un po' è solo questione di attesa, ok? Il tempo cura tutte le ferite. E poi iniziare a distrarti, ma distrarti nel senso di guardare oltre,
guardare oltre. Prima distrarti significherà stai un po' con gli amici, fai altro, giochi ai videogiochi, guardi video di Morte Bianca. Ma poi diventerà, no, distraiti nel senso di vai a cercare una ragazza, qualcosa, ok? E è una cosa lunga, ma non così lunga, quindi non metterti fretta, il tempo che ci metti è il tempo che ci metti giusto, va bene? Fammi sapere e un caro saluto. Io ringrazio il mio carissimo amico Zerga che con pochissimo preavviso ha fatto questa roba ed è stato simpaticissimo. Trovate il link al suo canale in descrizione. Per chi è nuovo del canale consiglio tantissimo di andare a vedere la famosa live dove è nato il meme Zerga, dove io appunto urlo per un'ora questo nome mentre tutti quanti moriamo dalle risate. Fu una serata assolutamente delirante. E niente, se il video vi piace, non lo so, fate qualcosa.